Bentrovati amici, siamo su DB Radio, Your Social Radio, siamo in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube. Questo pomeriggio vi terremo compagnia, io e Valentina Amato, perché diciamo che è un'idea di cui poi vi parlerà comunque Valentina, ed è un format nuovo che si intitolerà Penna e Taccuino. E la nostra idea, naturalmente ve la va un attimino ad esplicare meglio Valentina. Vai Valentina, ciao, ben trovata, eh. Ciao tesoro, ci vediamo a distanza. Sì. Il messaggio è sempre quello, Valentina, io resto a casa. Io pure, anzi, io diciamo che ho giusto attraversato la strada, ma chi conosce scuola lo sa, ho attraversato la strada perché a casa, come tutti sanno, ci sono le gemelle. Quindi sono stata costretta ad attraversare la strada e venire qui a scuola, ma si tratta veramente di fare 10 passi. Va Quindi, bene, quindi non hai bisogno di autocertificazione. no, 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 anch'io resto a casa, per me scuola è casa, quindi anch'io resto a casa. Allora, dai, Allora. diciamo ai nostri amici questa idea che abbiamo avuto così, insomma, e grazie naturalmente a DB Radio che ha dato voce a queste nostre, a questi nostri progetti. Senz'altro, senz'altro. Allora, abbiamo praticamente visto che sui social c'era questa guerra proprio. Su lieviti, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra, battibecchi, problemi vari e soprattutto direttamente io e Anita siamo state chiamate molto spesso al telefono, su chat, via Facebook, insomma, interpellate per cercare di aiutare. Chiedevano proprio, dicevano proprio, help, aiutami, come faccio? Non trovo il lievito, che cosa posso fare? Aiutatemi voi. E allora, per dare un aiuto non singolarmente, ma in maniera un po' più allargata, abbiamo detto non rispondiamo ad ogni persona, lo faremo comunque, siamo sempre a vostra disposizione. Però invece di rispondere al soggetto singolo, abbiamo detto facciamo una diretta e così diciamo. Parliamo un po' dei lieviti, per quelle che sono le nostre competenze, perché senz'altro siamo delle persone che studiano, che leggono, si Con le mani in informano, pasta, dai Valentina, andiamo però con più le che mani in altro pasta. siamo delle mamme. Ciao Ada, c'è un'amica in diretta. Ciao Ada. Dicevo, siamo comunque delle mamme, siamo comunque casalinghe, quindi diamo dei consigli oggi, non tanto da tecnici, ma quanto proprio quei consigli spiccioli che possono servire, perché tanto siamo tutti in casa, non dobbiamo fare scuola, non vogliamo salire in cattedra, ma vogliamo essere di supporto a tanti che si stanno cimentando così a farsi magari la pizza per il sabato, piuttosto che il pane per la settimana, queste cosine qui. Non vogliamo, ecco, dimmi Anita, dicevi? Dicevo Valentina che in effetti dall'ultima, diciamo, dalle ultime notizie che ci sono state date appunto da Federconsumatori, pensa che è variata moltissimo la spesa degli italiani. Al primo posto c'è un 80% in più di vendita di farine, e un ben 75% di lievito di birra. Quindi voglio dire. E penso che anche le aziende di produzione dei lieviti stiano avendo qualche difficoltà, no? E quindi noi vorremmo un attimino venire in supporto, dandovi quei consigli che speriamo siano preziosi, affinché possiate ottimizzare il lievito che avete in casa, ma eventualmente iniziare anche, eventualmente, se ne avete voglia, ad iniziare la produzione proprio di un lievito naturale che non è Pensa. sempre, facile, ma non è neanche difficilissimo. Cercheremo questo Un po' di pomeriggio. pazienza e siccome Ma di infatti, tempo ne abbiamo. certo, diciamo che noi abbiamo intitolato questo format Penna e Taccuino perché comunque vi consigliamo. Sicuramente mettetevi la vostra bella tazza di caffè, però una penna e un taccuino vi farà sicuramente comodo. Saluto intanto Vittorio che era in linea, ci siamo messaggiati in questi giorni, l'avevo avvisato della diretta e sono contenta che anche lui è tra noi. Sì, sono contenta anch'io perché insomma dobbiamo interagire con voi, quindi se riuscite, vedi c'è anche Maria che ti saluta, ciao Maria, Sì, che sono Ludovica è una mia allieva, ciao, ciao tesoro. benissimo, benissimo, mi fa molto molto piacere.
Mi fa molto piacere. Allora, dovete essere naturalmente, speriamo tanti, e naturalmente spargete la voce perché insomma noi abbiamo bisogno di voi. E, comunque sia, penso Valentina, iniziamo un attimino a dare un'infarinatura di quelle che potrebbero essere in linea generale, visto che comunque ancora le nostre amiche, comunque i nostri amici non fanno delle richieste specifiche. Magari iniziamo noi. Diciamo, per step a dare, diciamo, delle informazioni che potrebbero essere utili. Dicevamo l'altra Come volta che era importante innanzitutto fare una distinzione tra quelli che sono noi lieviti presenti, che trovano, sì. diciamo, nella linea dei supermercati, perché ci sono i lieviti chimici, ma ci sono anche, diciamo, il cosiddetto lievito di birra, lievito compresso, no? E quindi ciao Anna! Bacio, ciao Bye, tesoro. Anna. E quindi volevo appunto che ci fosse chiarezza su questo. Siccome so che tu ti sei ben organizzata, quindi lascio la parola a te, Sì. Valentina. Allora, io vado a girare leggermente la telecamera così li vedete bene. Voilà! Allora, io c'ho tutto qua l'armamentario, tutto il possibile. Hai fatto Allora, bene. iniziamo da. Mi ha chiamata prima un mio amico Mario dicendo: mi ho fatto la pizza con lievito istantaneo, non mi si stendeva. Ok, questo è una polverina chimica che serve per far lievitare, ma diciamo in maniera appunto istantanea, non è sostitutivo del lievito di birra. Anche perché è Perché, bicarbonato, quindi alla ecco, fine dentro c'è bicarbonato e concentrato. Ho visto dei post, metti 3 di questi uguale a un cubetto di lievito di birra. No, No, no. Questo no, è l'equivalente, il salato del lievito dolce, quello vanigliato per intenderci, quello sì. celestino, quello è per dolci, questo è per salati. Con questo ci potete fare il muffin, il plum cake salato, queste cosine così. Diciamo preparate e infornate. Non avete ovviamente lo sviluppo di un lievito di birra, che invece ha bisogno di lunghe lievitazioni. Ok? Non so se sono. Se Valentina. sono. Scusa Dimmi tu. Valentina, siccome ci sono state tante persone che mi hanno contattato anche, magari dice, sai, però ho voglia di pizza e mi trovo il lievito istantaneo. Io il consiglio che mi sono sentita di dare è che questo tipo di impasto non potrà sicuramente mai ottenere l'elasticità e comunque quelle che Certo, sono le l'alveolatura. esatto. Però Tesoro, un se prodotto mangiabile lo fai, voglio esatto, dire, però una se cosina posso mangiabile dare un esce, però. Sì, però se posso dare un piccolo consiglio è impastate tanto perché questo tipo di, diciamo, di lievito ha bisogno di un impasto lungo affinché si crei quella che, vabbè, noi chiamiamo maglia glutinica, cioè che si formi il glutine. Se voi mi andate a fare un impasto di 5 minuti, 4 minuti, otterrete veramente una suola di scarpa, perché non è un lievito, è un lievito chimico, è un lievito che quindi se volete dare magari dovete inglobare aria e quindi lavorare un po' di più, vi farete i muscoletti, ma in questo periodo è anche un bell'esercizio, voglio Ecco, dire, no? bravissima. Diciamo, questo prepari diciamo, con la preparazione, però tenete presente che dovete seguire una ricetta per lievito istantaneo. Non prendete le ricette per lievito di birra e poi ci mettete questa al posto di quello. No, perché No. hanno bisogno diciamo, di ricette diverse, ok? Allora, questo è il lievito istantaneo, diciamo il salato di quello famoso che voi comprate per i dolci. Quindi le stesse cose che fate dolci le potete fare salate, ok? Non lo so, una pasta biscuit, queste cosine qui, una crostata salata se la volete un pochino più soffice invece che averla croccante. Queste cose diciamo che vanno subito in forno, Un ok? cake, un muffin Questo salato. era appunto quello dolce, non ricordavo di averlo portato. Questo e questo si equivalgono, uno dolce e uno salato, va bene? Così se riconoscono quello dolce capiscono il salato a cosa serve. Yes, Dopodiché. scusa Valentina, siccome abbiamo il supporto del nostro regista Francesco Panza, che insomma è importante, un saluto a Francesco naturalmente, che insomma oggi ci Doveroso aiuterà saluto a in questo momento. Francesco. Allora, dopodiché, per quanto riguarda il lievito di birra, io
avendo conoscenze, diciamo che ne ho un panetto da 500 grammi. Non lo Lo dire, Valentina, vedete? ma questi 10 metri ti rapineranno. No, no, lo sto distribuendo alle vicine, lanciato Ah, direttamente bravissimo. dal balcone, Quindi non ne perché è ha, non tanto ne per me. Allora, questi tre si equivalgono. Uno è il lievito di birra con il lievito madre, va bene? E con il lievito madre, quindi il lievito di birra si usa nella stessa maniera come un lievito di birra disidratato, però all'aggiunta del lievito madre, diciamo che abbiamo dei profumi in più rispetto al classico lievito di birra. Questo è il lievito di birra disidratato e questo è il lievito di birra fresco. Fra questi in bustina e questo qui in panetto, la differenza è che a questo qui in bustina hanno sottratto l'umidità. Quindi, sottraendo l'umidità, ovviamente il Una peso durata più lunga. va a un terzo, vale a dire che una bustina di 7 grammi di questo equivale a un panetto da 25 grammi di lievito di birra classico fresco. Quindi più o meno andiamo a un terzo, va bene? Perché qui è stata sottratta l'umidità. È stata sottratta l'umidità solo per una questione di conservabilità, perché se il lievito di birra dura poco, dobbiamo sempre tenere chiuso in frigorifero, comunque in un ambiente, in un barattolo ermetico, non deve prendere aria, altrimenti si ossida. Questo qui diciamo invece che ha più lunga durata. Io non lo so, questo Anche figuriamoci. 2 anni dura, Valentina. Sì, dura tantissimo. Quindi diciamo che se trovate questo va bene lo stesso, non cercate assolutamente questo, ma se trovate anche questo in bustina, se ve lo ritrovate in casa o comunque se lo trovate al supermercato, è sostitutivo. Però nella ricetta che troverete dovete andare a considerare un terzo, o viceversa, se la ricetta vi porta questo, moltiplicate per 3 per avere questo. Ok? E questo è la stessa cosa. Vi ho portato anche questo perché questo lo conoscono meno e magari ve lo lasciano nel reparto del supermercato, perché non sapendo che cos'è, magari non l'acquistano e lo potete anche trovare. Invece questo è un pochino più, diciamo, comune, più famoso, ok? Però è la stessa cosa. Queste sono di marche note, ma le trovate anche in tutti i discount, trovate le confezioni anche a peso, perché esistono le scatolette più grandi e quindi la cosa importante, spesso alcuni mi dicono: "Ma non si è attivato". Allora, per attivarlo c'è scritto dietro, leggete le istruzioni. È chiaro che in alcune ricette porta mettilo direttamente nella farina, va bene. Io sconsiglio di farlo, consiglio sempre di riattivarlo prima con l'acqua, alcuni portano anche lo zucchero, eccetera. Riattivatelo secondo le indicazioni sulla bustina, perché ognuno di questi comunque ha le sue indicazioni, ogni marca, diciamo, ha le sue indicazioni. Quindi Sì, seguite le indicazioni e vi troverete bene. anche perché Valentina, ci sono i lieviti disidratati, bisogna distinguerli tra disidratati e granulari. Ci sono, Sì. perché mi è capitato l'altro giorno una mia amica disperata mi ha detto: "Ho messo il lievito, però mi rimangono i puntini dentro", perché era quello granulare. Granulare. È più difficile che si sciolga, brava. Quello va assolutamente riattivato prima in una quantità di acqua, solitamente il 40%, diciamo, in base al peso, quindi una bustina da 7 grammi avrà circa bisogno di un 150 ml di acqua per essere riattivato e ci vogliono 10-15 minuti, non di più. L'acqua deve essere Certo. tiepida, mai calda, perché altrimenti l'acqua calda, io dico sempre, ricordatevi che i lieviti sono dei microrganismi, sono vita, quindi anche se sono stati disidratati, una volta che vanno in contatto con l'acqua si riattivano a tutti gli effetti. Se noi li andiamo ad aggredire con l'acqua calda, bollente, è normale che noi poverini li uccidiamo. Quindi riattivateli, però fatelo in acqua a temperatura ambiente oppure comunque un'acqua che non sia proprio, insomma, troppo gelata dal frigo. Certo, E questo o è il. neanche in acqua calda, perché l'acqua calda lo sappiamo ammazza i lieviti. Sì, esatto, insomma. Mentre invece ci sono quelli disidratati come questo che appunto ha in mano Valentina, questo eventualmente se c'è Si scritto e può. lo prendete la ricetta, ma è quello proprio sottilissimo, eh. Se voi Brava. vedete che sono microgranuli, quei microgranuli vanno sempre comunque
rinvenuti in acqua. Quindi fate questa distinzione di base che è fondamentale. Dopodiché abbiamo parlato dei lieviti chimici che noi, devo dire la verità, aborriamo da professionisti e da casalinghe, penso, no? Abbiamo parlato del lievito appunto compresso, che sarebbe il lievito di birra, chiamato lievito di birra, ma ormai della birra non ha più niente perché nacque ai tempi per appunto perché venivano utilizzati le fermentazioni dei lieviti della birra. Oggi sappiamo tutti che si fanno invece con la fermentazione della melassa, però è rimasto comunque il titolo lievito di birra. Tecnicamente lo chiamiamo lievito compresso. Poi c'è quello di cui oggi e Valentina vorremmo invece parlarvi, cioè della possibilità, laddove non riusciate a trovare un lievito, perché come dicevo prima, è un periodo questo in cui, stando a casa, tutti con piacere avete riscoperto diciamo, la praticità e la comodità, ma anche il piacere, no? Di mangiare un pane o una pizza fatta con quelle che sono le modalità casalinghe. E quindi anche un modo per andare a ottimizzare il tempo. E quindi io e Valentina volevamo darvi un po' delle dritte. Ciao Antonella, mi fa piacere che ci sei con noi. E, le dritte che vi possono servire per andare a creare un lievito che poi col tempo potete sempre comunque coltivare e rimarrà anche un ricordo di questi, diciamo, ritrovati momenti, no? Di vita casalinga che stiamo avendo un pochino tutti. E quindi vorremmo farvi un po', diciamo, un accenno su quelli che invece sono i lieviti naturali, che non sono soltanto uno, quello solido, il lievito madre, ce ne sono diversi. E anche qui Valentina mi pare che sia abbastanza Sono organizzata. organizzata. Io vorrei chiedere a Francesco se tutto a posto, perché io Anita la vedo ferma, un'immagine ferma. No, io Non ti so vedo se. bene, Valentina. Sì, qui siamo a posto? Sì, io ti vedo bene. Io a te ti sento bene, ma ti vedo ferma. Quindi non so se dipende da No, me, dal mio telefono. no. Ok. Probabilmente sì. Francesco dice che è tutto ok. Perfetto. Possiamo andare avanti. Benissimo, ok, io solo ti vedo una foto e non ti vedo che ti muovi. Avevo Va paura che ci bene. fossero problemi. Perfetto. No, no, tranquilla, vai avanti. Allora, torniamo giù. Da-da! Eccoci qua. Allora, questo qui è un lievito madre solido, rinfrescato praticamente stamattina verso le 10 e mezzo, le 11. Sta crescendo abbastanza bene. Io ho l'orologio ancora con l'orario vecchio, quindi mi sa che erano le 12, perché io adesso faccio le 2, quindi ecco, c'ho tutto sballato io ancora. Ancora no, non Quindi mi sa che era mezzogiorno. Comunque, a mezzogiorno era ovviamente una pallina chiusa, avevo fatto il taglio ovviamente a croce sopra. E sta crescendo, devo dire, abbastanza bene. È stato anche maltrattato perché l'ho portato all'esterno di qua e di là, insomma. sta uscendo fuori, guarda, anche io l'ho rinfrescato stamattina. E sta proprio crescendo a dismisura, infatti lo dovrò togliere da questa ciotolina perché sembra già un pane. Quindi Sì, io siamo. l'ho messa apposta qui perché mi piaceva farlo vedere. Oggi in questa maniera, in questa forma, perché dico così si sviluppa, esce all'esterno e riesco a farlo vedere meglio. No, se Quindi. riusciamo ad avvicinare un pochino la camera, io vorrei far vedere le alveolature, cioè il fatto, ecco, che ci siano, non so se riuscite a vederlo bene, amici, perché c'è la luce. Però ecco, guardate Io un a te ti po'. vedo sempre ferma, non so perché, ma ti vedo ferma comunque. Se Questo Francesco mi naturalmente dice che posso fare qualcosa per vederti mobile invece che ferma, me lo dicesse, comunicasse con me. invece sono gli alveoli di questo lievito madre che è stato rinfrescato anche il mio stamattina. Questo è un lievito madre Questo solido. solido. Dopodiché, e vi spieghiamo adesso che cos'è, questo che ho qui in un contenitore molto spartano, ma questo avevo a disposizione al volo. Questo è il lievito madre in coltura liquida, vale a dire licoli. Significa che È un in maniera lievito.
quando andiamo, diciamo, a rinfrescarlo, comunque anche a crearlo e poi a rinfrescarlo, abbiamo pari peso di lievito, di acqua e di farina, mentre nel lievito madre solido abbiamo pari peso di farina e di lievito e invece la metà di acqua. Queste sono le percentuali più o meno in linea di massima. Non vi Liquido sto a non complicare la vita sì, il con liquido altre è un cose. lievito madre iper, diciamo, super idratato perché ha Sì. della percentuale di acqua che può arrivare fino al 130%, ma io non la Sì. consiglio, penso neanche Valentina, perché No, la io vado tanto, tanto e tanto e basta. esatto. Poi Diciamo è chiaro, ripeto, che se ci sono delle problematiche, se il lievito madre mi serve per un grande lievitato, se il liquidi mi serve per un pane particolare, allora devo andarmi a cambiare le percentuali. Ma qui non stiamo parlando di cose tecniche, lo ripeto, perché non so che ci sia in linea, perché non lo vedo. Quindi non vorrei che ci fosse qualche tecnico che dice: ah, ma sì, ma colì, ma cos'ha? Stiamo parlando a un di pubblico. Che ci possa seguire. Quindi è inutile andare a fare i professoroni. Ci devono seguire un po' tutti. Quindi questo si fa tanto, tanto e metà di acqua, questo si fa tanto, tanto e tanto. Perché Certo. il lievito va rinfrescato sempre? Proprio perché alcuni mi dicono: ah, ma io lo lascio lì un sacco di tempo, poi lo rinfresco e faccio la pizza. Perché è sbagliato, secondo me, non secondo me, perché è sbagliato? Perché quando questa cosa fermenta, fermentando c'è una parte, diciamo, buona e una parte cattiva. Più rinfreschiamo, più quella parte buona, diciamo, va a sovrastare sulla parte cattiva, su questi batteri patogeni, ok? Quindi la parte buona ha sempre il sopravvento. Fortunatamente, perché sennò andremo a creare delle cose che potrebbero essere nocive per la salute. Invece il lievito fa da sé, quando tu lo rinfreschi, lui prende la parte buona, prende il sopravvento. Lo sto dicendo proprio in termini come se stessi insegnando ai bambini, perché io lo faccio, io insegno anche ai bambini dell'asilo. Quindi lo voglio spiegare proprio in termini molto, molto, molto semplici per essere comprensibile a tutti. La parte buona prende il sopravvento quando noi facciamo i rinfreschi. Quindi rinfrescare spesso il nostro lievito, tenerlo sempre attivo, tenerlo sempre in forma, significa anche questo, significa tenerlo in salute. Più lui è in salute, più ci darà sicuramente dei prodotti ottimi, ma sicuramente non ci fa male, perché si parla in questo periodo tanto di fermentazioni spontanee, di queste cose qui. Ma io sconsiglio di farle a chi non è del mestiere o comunque a chi non ha fatto dei corsi specifici, a chi non ha studiato, eccetera. Non perché siano meno bravi degli altri, ma perché sono fermentazioni, raga, non si scherza, ci sono delle cose che appunto vengono, si creano all'interno di questi lieviti e non è che facciano benissimo. Quindi rinfrescate spesso prima di utilizzarlo. Ok, ci sta che lo teniate magari una settimana a riposo. Ma prima di utilizzarlo, magari gli fate un paio di rinfreschi, ok? Allora, E poi lo Valentina, utilizzate. benissimo, hai centrato, insomma, è quello che poi alla fine volevamo dare, volevamo dire. E diciamo che di fondamentale, amiche, comunque noi aspettiamo le vostre domande, perché comunque non vogliamo fare, queste devono essere delle chiacchiere tra amiche. Allora, diciamo che i punti fondamentali di un lievito naturale sono acqua e farina. L'acqua consigliamo sempre di iniziare con un'acqua che sia un'acqua minerale, ma giusto per evitare la presenza di un eccessivo cloro all'interno delle acque, diciamo, di rubinetto che potrebbero interferire negativamente sulla Sappiamo produzione. che il cloro è un disinfettante, no? Noi andiamo, vogliamo invece che fermenti. Se disinfettiamo, parte più In tardi. Quindi effetti, l'acqua di bottiglia in esatto. questo ci aiuta. Esatto, l'acqua minerale. La farina che deve essere una farina di qualità, perché? Perché su questo sicuramente ci saranno degli altri incontri e io e Valentina ci siamo già comunque dette che vorremmo dedicare una puntata a quelle che sono l'opportunità di scegliere una farina di qualità. Ora, i supermercati per fortuna oggi vi danno la possibilità di scegliere e noi di comune vi diciamo che la migliore farina da scegliere per iniziare la produzione di un lievito è la farina zero, perché vi dà l'opportunità di strutturare un lievito che abbia,
delle basi che possano essere naturali, possano dare poi dei profumi a un bouquet, ma anche una struttura importante al vostro lievito. Non c'è niente di paradossale, è la natura, acqua e farina. Cosa succede? Che all'inizio, per andare, Antonio, ciao Antonio, mi fa piacere che insomma interagisci con noi, tu dici acqua naturale o gassata? Guarda, per iniziare un lievito io ti consiglio assolutamente l'acqua naturale liscia. Anche qui ci sono diverse scuole, Valentina, perché c'è chi utilizza, però io direi che l'acqua gassata la lasciamo poi agli impasti, quando poi avremo già un lievito. Sì. Strutturato. Però quando dobbiamo andare a creare i nostri lieviti dobbiamo utilizzare un'acqua minerale liscia, perché poi in effetti saranno i lieviti, saranno gli enzimi, tutte quante diciamo le proteine che si andranno a creare a formare i gas necessari per andare poi a strutturare quello esatto. che è il nostro lievito. Quindi lasciamo che agisca la natura e non diamogli diciamo niente di artefatto. Quindi un'ottima farina e della buona acqua. Si chiama, di solito si usa, cioè all'inizio, proprio veramente quando si inizia quindi un lievito, di solito si usa uno starter, lo chiamiamo così, che potrebbe essere una frutta, anche solo un cucchiaino di miele, c'è chi usa dell'uva sultanina, insomma, lasciata macerare e poi usa degli zuccheri, ma basta anche solo ed esclusivamente un cucchiaino di miele. Quindi 50 grammi di acqua, 50 grammi di farina e un cucchiaino di miele e iniziate il vostro lievito. Può diventare licoli quando voi decidete di portare l'idratazione oltre il 50%, quindi diciamo che il licoli va dal 100 al 130%, quindi se voi su 50 grammi di farina andate a metterci 65, 80, 100 grammi di acqua, cioè il doppio della farina, il 100% in più, è normale che voi li otterrete un lievito liquido, un lievito madre liquido. Qual è la differenza tra i due? La differenza tra i due è che mentre il lievito naturale solido ha bisogno di essere coccolato, ha bisogno di essere nutrito, no? Più spesso, perché diciamo un po' il signorotto della situazione, quindi è un po' più egocentrico, dico sempre io, il liquido invece è quello che può essere trattato con meno, con un pochino di distacco in più e darà comunque delle ottime, veramente delle ottime, degli ottimi impasti e degli ottimi prodotti. Si può congelare il lievito? Dai Valentina, rispondi tu. Ada Calabrotta. Allora, parliamo di lievito di birra o di lievito madre? C'è una differenza, non so Ada a cosa si riferisca, se mi può rispondere subito, così, ma comunque io dico tutte e due, così tagliamo la testa al toro. Allora, il lievito di birra si può anche congelare, ma come? In un contenitore ermetico, così come si conserva sempre il contenitore, io ho visto aprire il lievito di birra nella sua cartina, tagliarne un pezzo, richiuderlo con la sua stessa carta, buttarlo in frigorifero, dopo una settimana lo vanno a riprendere, non mi è lievitato nulla, per forza si è ossidato. Noi per fare una pizza da chilo, io per esempio ne metto dai 5 grammi, a volte 7, a volte 3, se di quei 3 grammi 2 sono ossidati, vedi bene che non mi parte proprio, cioè dove devo andare con nulla, perché parliamo veramente di pochi grammi, se la metà di quei grammi sono ossidati non può partire la lievitazione. Quindi chiudete sempre il lievito, conservatelo sempre in contenitori ermetici, al buio, chiusi. Io lo conservo con, l'ho messo nella stagnola e poi l'ho messo in un tupperware e lo metto in frigorifero e lo conservo così. Se lo devo congelare, sempre in un contenitore ermetico e lo metto nel congelatore. A me non piace farlo, perché non lo so, poi alcune volte il freezer di casa lo sappiamo bene che certe volte va così e così, magari lo apriamo in continuazione, magari queste temperature che salgono, temperature che scendono, i lieviti sono diciamo delicati, quindi a me non piace farlo, io preferisco quando mi avanza distribuirlo ai vicini come ho fatto in questi giorni, però è una cosa che tante casalinghe fanno, lo congelano. Quando lo andate a scongelare, ho sentito dire direttamente in acqua calda, non lo fate, si deve scongelare a temperatura ambiente, sempre chiuso nel barattolo, lo fate piano piano acclimatare, non gli date questi sbalzi di temperatura terrificanti
e quando l'andate a sciogliere, mi raccomando, in acqua leggermente tiepida, perché il lievito, lo sapete, col caldo prolifera, è vero, ma col troppo caldo Muore. andiamo a congestionare molti batteri, quindi non avremo quella stessa proliferazione che dovremmo avere in casi, diciamo, di temperatura ambiente. Quindi il freddo non lo ammazza completamente, ma ovviamente gli inibisce le sue funzioni. Quindi il freddo rallenta il ghiaccio, diciamo, nel congelatore gliele inibisce quasi completamente, ma non del tutto. Il caldo invece lo aiuta, ma il troppo caldo sappiamo che nel forno i lieviti ovviamente muoiono completamente. Quindi non andiamo a dargli acqua bollente, ustionante, che noi stesse, mettendo le mani, ci andiamo a bruciare, perché ho visto fare anche questo, acqua fumante, perché così si scioglie prima. Quindi, No. in poche parole, anche quando andate a congelare il lievito, ricordatevi che sempre con naturalezza va trattato. Non andiamo a creare degli sbalzi termici, eccetera, eccetera. E, continuando invece sul nostro Nicoli, Valentina, volevo dire innanzitutto che comunque questa ricetta la troverete nei commenti, diciamo, legati appunto al link della puntata, ma anche nella descrizione. Quindi, una volta che voi, insomma, volete proprio stampare la ricetta, la potete trovare lì. E ritornando al nostro Licoli, quindi dicevamo che con farina, acqua, se dobbiamo fare un Licoli, basta anche su 50 grammi di farina mettere 65%, 65 grammi di acqua e un cucchiaino di miele, noi abbiamo lo starter e iniziamo questo lievito. Cosa succede? Che all'inizio è importante che almeno per i primi 4-5 giorni, ogni 24 ore voi andate a effettuare il rinfresco di cui parlava prima Valentina. C'è Gonzales Maria José che dice: grazie per la bella lezione, al posto del miele posso utilizzare un cucchiaino di zucchero? Allora, guarda, Maria José, io non ti consiglio lo zucchero semolato, sai perché? Perché non ti darebbe lo stesso. Non ti darebbe lo stesso starter che dà invece un glucosio, diciamo, uno zucchero, noi lo chiamiamo Zucchero zucchero invertito. semplice. Esatto, li chiamiamo zuccheri invertiti perché? Perché essendo degli zuccheri in liquidi, hanno un impatto maggiore e immediato in questo tipo di impasto. Quindi se tu hai difficoltà a reperire il miele, poi anche eventualmente, ecco, dicevamo prima, anche con lo yogurt, basta anche un cucchiaino di yogurt, perché lo Non si yogurt. mette, e siccome lo yogurt è liquido, diciamo, si mette meno acqua in genere, si può fare anche solo Fai farina e yogurt, per esempio. però lo zucchero semolato no, direi che non è No, giusto di utilizzarlo. io poi non introdurrei chimica, nel senso stiamo facendo un prodotto naturale, se mi vai ad Esatto. inserire chimica con lo zucchero bianco semolato, dico chimica per dire non un prodotto naturale, insomma, ecco, il Certo. miele sappiamo, soprattutto noi qui in Calabria abbiamo dell'ottimo miele, insomma. Sì, no, ma anche macerando della frutta, perché comunque la frutta produce un glucosio che è uno zucchero naturale, quindi la porti in macerazione, produrrà un'acquetta, quella sicuramente una volta che tu poi te la vai diciamo, a setacciare, otterrai quello zucchero che ti serve per poter fare da starter. Ma non è obbligatorio avere lo starter, ci metterà qualcosa in più. Voi potete iniziare anche il vostro lievito solo con acqua e farina, magari metterete un È po' di chiaro acqua in che, più, di però ci Anita, vorrà un po' di tempo in più naturalmente affinché possa questo volevo sviluppare dire. quei microrganismi che naturalmente permetteranno poi di avere quelle belle bollicine che danno senso al vostro lievito. Leggi tu, vedi. Sì, è Roberta, un'altra delle ragazze che Ciao lei è, Roberta. diciamo, è una professionista, ma insomma, è molto brava. Allora, Robby, il Licoli, diciamo che tra una settimana, bene o male, il Licoli in una settimana ce la fai. Se poi utilizzi una farina un po' leggermente più integrale, ti parte prima. Con Roberta posso parlare anche in termini più, perché chiacchieriamo spesso di queste cose. È chiaro che non otterrai un risultato, una maturazione del lievito ottimale come la puoi ottenere dopo 20 giorni, ma in una settimana tranquillamente ce la fai. Sicuramente il primo rinfresco lo dovrai fare alle 48 ore, perché insomma,
alle 24 magari non hai fermento. Se no, allora facciamo così: se metti uno starter, sicuramente acceleriamo e quindi il nostro primo rinfresco lo possiamo fare un po' prima delle 48 ore. Se invece mettiamo soltanto acqua e farina, sicuramente non avremo dei movimenti prima delle 30 ore, 38 ore, 40 ore. Quindi per fare il primo rinfresco dobbiamo aspettare che ci sia fermentazione, se no che andiamo a rinfrescare quello che abbiamo messo? No, dobbiamo aspettare che ci sia fermentazione. Dopo che è partita la fermentazione, noi possiamo effettuare il primo rinfresco. Quindi dobbiamo guardarlo il nostro lievito, vedere che cosa sta facendo, come si muove. La fermentazione vuol dire che avete le bollicine. Questo è un lievito rinfrescato ieri sera e quindi ha tutte le sue bollicine. Se vedete, lui è arrivato, ve lo faccio vedere da qui perché ho mosso l'acioto. Lui raddoppia, triplica e poi ha un collasso, crolla. Quindi se è crollato vuol dire che sono passate, diciamo, almeno, non lo so, 8 ore, 9 ore e lui comincia a collassare. Quando è invece al raddoppio è al massimo della sua potenza. Quindi noi cosa facciamo? La prima volta mescoliamo, aspettiamo che fermenta, dopo che è fermentato possiamo cominciare i nostri rinfreschi. Ovviamente quanto più diciamo lui quanto meno tempo ci impiega per raddoppiare. Per esempio la prima volta raddoppierà dopo 15 ore. Poi raddoppierà dopo 8 ore, poi raddoppierà dopo 4 ore. Quando è raddoppiato entro le 4 ore, vuol dire che il nostro lievito è pronto. Ogni volta che lui raddoppia, noi andiamo a rinfrescare. Se lo gestiamo in questa maniera, in una settimana ce la facciamo e può essere utilizzato per fare il pane, per esempio la pizza. Non so, Anita, dimmi tu se sono stata chiara. Ok. Carissima Valentina, non c'è neanche bisogno. Ecco, c'è già Joè Utopia Vicario. Ciao Joè Utopia Vicario. Si può clonare il lievito di birra. Come lo cloni così? Ma tu mi fai delle domande assurde, noi ci conosciamo ovviamente. Tesoro, un abbraccio a te, è stato uno dei miei allievi, mi segue dalla Sicilia, è venuto a uno dei miei corsi. La Sicilia, io vado in Sicilia solo ed esclusivamente per le vostre, per la vostra cassata, per le sfide. Si può clonare, cosa vuoi dire? Che se io ne prendo un pezzo del mio e lo do a un'altra persona e lui prosegue nei rinfreschi, quello è sicuramente un clone, è un figlio del mio lievito. Sì, si può clonare. Magari A questo se ci fosse la. proposito, scusa Valentina, pensa che io ho conosciuto una persona che lavora con un lievito madre che ha 160 anni. Sì. Perché è un lievito, perché noi sappiamo bene che insomma le nostre nonne comunque e loro ne facevano un largo uso e questo lievito in effetti che non perdeva mai la sua struttura e la sua identità perché all'epoca usavano tutte delle farine comunque di ottima fattura, non avevano insomma tutte quelle farine industriali che abbiamo noi e quindi poi sai si usava molto fare come fai tu dai il tuo lievito di birra ma si usava molto poi no? Il cedere il lievito madre perché si impastava in giorni della settimana differenti, alla fine il lievito madre non devi far altro che togliere un pezzo dell'ultimo impasto, lasciarlo, diciamo, naturalmente non compromesso da semi o da olio o da altre cose, deve essere un impasto puro, sempre di acqua, farina e basta. Nel momento in cui si estrae, poi lo si dona, ebbene, questa mia amica aveva questo lievito madre che gli era stato naturalmente lasciato in eredità da sua Certo. madre, che ha 160 anni, quindi si può clonare, come, voglio dire, Come tanto. no? Se si potesse fare in questo periodo, io distribuirei a tutti. Allora, no, nessuna preferenza per il tipo di miele, non ce n'è, cioè, certo, il miele agli agrumi magari ti può dare una profondità, tanto comunque uno starter, lo utilizzeresti solo una volta, ti può dare una Ecco, profondità. tenete presente, ecco, io leggevo proprio oggi, no, una cosa, cioè anche ci sono stati fatti degli studi sul fatto che in ogni, diciamo, posto del mondo il lievito assume delle varie caratteristiche, ma diciamo che sono state sfatate queste cose perché poi uno nel suo ambiente di casa lo rinfresca, rinfrescandolo sempre, il ceppo iniziale un po' si perde, quindi mettete il miele che avete in casa perché
poi nei vari rinfreschi andate a perderli quegli aromi, anche perché gli aromi poi del lievito madre sicuramente andranno a sovrastare su tutto il resto. Sono talmente forti questi profumi che vi ritroverete nel pane e che poi tutto il resto si perde. Vediamo che cosa dice. Dicevo, da un cubetto di 10 grammi si può fare duplicare. No, allora, quella è un'altra cosa, cioè ho capito cosa vuoi dire. Se noi, quella si chiamerebbe pasta di riporto, è una cosa un po' diversa, cioè far partire un lievito madre da lievito di birra, è una cosa che, fanno appunto, lo fa mia suocera, fanno le nostre nonne, le nostre mamme, praticamente 3-4 giorni prima si cominciano a preparare un lievito, ma quello è un preimpasto, quello che noi chiamiamo Quindi, goulash, che vabbè, chiamiamo biga, che no, però chiamiamo, appunto, sono dei preimpasti. Valentina, ma con 10 grammi di lievito fa un lievitino. Diciamo che il Pulish e la Biga hanno bisogno di meno lievito. Diamola questa informazione. Sì, Il Pulish con 10 grammi hanno fatto. senz'altro. Senz'altro, e io sconsiglio anche di tenere questi prodotti poi per molto tempo, rinfrescateli, cioè non andiamo a fare queste bighe, almeno io per me, a me non piacciono queste bighe di 4 giorni, questi pulici di No, 4 giorni. Allora ma non partiamo dal presupposto che se noi partiamo da un lievito fatto con lievito di birra, quello si chiama lievitino. Si può fare, lo potete fare ed è anche comodo perché tu con un pochissimo lievito di birra riesci a produrre tante cose. E va bene, in questo periodo di crisi da lievito, va benissimo economizzare sul lievito, ma non è il lievito madre, quello è un lievitino, è un preimpasto. no, Assolutamente non è la stessa cosa. Mi sono persa la domanda, perdona, Venita, ti puoi non era una aiutare? domanda, ma volevo solo ringraziare Sabrina Cosco che ci fa i complimenti perché dice che non è facile spiegare queste cose in maniera così semplice. Quindi vuol dire che stiamo arrivando alle persone ed era, diciamo, questo impegno avevamo preso con Valentina. Volevamo appunto chiarire quei piccoli buchi neri, magari quei piccoli dettagli che a volte sfuggono leggendo su internet dei blog sicuramente validi, che però magari scorrendo durante la lettura si perdono quei dettagli che comunque sono fondamentali. Sì. Ritornando al nostro Licoli, quindi giusto come diceva Valentina, una volta che noi andiamo a fare quindi questi rinfreschi all'inizio aspetteremo circa 36 ore, 48 ore, poi ogni 24 ore sarebbe il caso appunto di andare a fare i rinfreschi, cosa succede? Che questa storia deve andare avanti almeno per 4-5 giorni, cioè giusto il tempo per poter dare per poter iniziare a far crescere il nostro lievito, perché io dico sempre alle persone che interagiscono con me che voi dovete pensare che questi lieviti siano dei piccoli bambini che hanno bisogno naturalmente del loro tempo per crescere, per imparare comunque, per formarsi, così come diciamo che in una piccola placenta si forma un bambino. È la stessa cosa. Hanno bisogno naturalmente questi bacilli, questi enzimi naturalmente di crescere e di moltiplicarsi. Io faccio un esempio sempre che sembra banale, ma non lo è. E quando io ho impastato la pizza davanti alla mia nipotina Zoe, che oggi è una signorina di 8 anni, era piccolina e io gli spiegai come funzionava il processo della lievitazione. Arrivò mio padre, naturalmente a voce alta, e lei subito: "Nonno, silenzio, perché la pizza d'omme, se no, non cresce bene." Questo per dare il senso di come in effetti hanno bisogno le cose naturali sia del loro tempo che comunque del loro giusto clima. Luciana Mongiardo, qual è il procedimento giusto per il rinfresco? Lo stiamo spiegando, Luciana, perché Forse all'inizio. lei vuole saperlo proprio in termini proprio pratici, cioè nel senso proprio come si fa il rinfresco. Sì, Allora, esatto. Luciana, si fa in questa maniera: si prende il lievito, la parte che vuoi rinfrescare, lo metti in una ciotolina, una bacinella comoda, larga, perché servirà a mettere l'acqua. Quindi, se tu prendi per esempio 50 grammi di lievito, ci metti poi 50 grammi di acqua, parliamo di Licoli,
lo giri con la frusta a mano, non c'è bisogno di andare a prendere attrezzature. La frusta a mano, lo ossigeni bene, perché ha bisogno di ossigenarsi, è un liquido che è stato chiuso, compresso, eccetera, eccetera. Lo andiamo ad ossigenare bene, si scioglie bene bene. Quando avremo una situazione priva di liquidi, priva di, scusami, di grumi, quindi sarà lievito, sarà tutto sciolto nell'acqua, a quel punto aggiungiamo la farina, sempre pari peso, continuiamo a mescolare con la frusta, quando otterremo una crema, senza grumi, senza nulla, liscia, allora sarà pronto. Lo mettiamo in un contenitore cilindrico, questo ci aiuta a vedere, ad aspettare il raddoppio. Quando vediamo che ha raddoppiato, vuol dire che lui è in perfetta forma. Ripeto, più o meno dovrebbe raddoppiare intorno alle 4 ore. Se il raddoppio intorno alle 4 ore, vuol dire che è in ottima salute. Va bene? Sì, vabbè, ti ho risposto io. Letizia Malacari, il lievito madre, ciao Letizia, il lievito madre si può congelare oppure perde forza? Diciamo che qua ci sono diverse scuole, Letizia, perché c'è È la vero. scuola che dice che si può congelare e comunque io ti dico, dalla mia esperienza personale, che lo puoi congelare. È normale che, come diceva Valentina riguardo il lievito compresso, anche il lievito madre, nel momento in cui si conserva, innanzitutto è necessario conservarlo sempre ermeticamente. Quindi, siccome il lievito madre può essere anche eventualmente messo all'interno di un pezzettino di una stoffa, di un tovagliolo, poi può essere legato, ma quando anche lo dovreste conservare così, va sempre comunque chiuso poi ermeticamente e mai congelato direttamente nel telo. Però se voi lo congelate, è normale che una volta che lo dovete riutilizzare, va scongelato a temperatura ambiente. E di quel lievito madre che voi avete congelato, non dovete mai utilizzarlo per intero, perché va nel rinfresco così come lo ha naturalmente raccontato poco fa Valentina. Nel senso che io consiglio, dico sempre, ricordatevi che il cuore è quello pulsante, quindi dovete prendere il cuore che c'è all'interno, diciamo, di tutta quella massa di lievito che voi avete congelato e che avete scongelato. Dovete andare a recuperare il cuore, è lì che avete, c'è ancora sicuramente vita, per non incorrere nella probabilità che magari nella parte esterna sia andato tutto in ossidazione. Quindi da quel Certo. cuore voi estraete la quantità, naturalmente la peserete. E da lì ricomincerete il rinfresco. È normale che il rinfresco di questo lievito dovrà avvenire con una, diciamo, rapidità e dovrà avvenire in più fasi. Sicuramente con due rinfreschi non otterrete il massimo del Ci vostro lievito. Ecco, è un bel... vorranno 3-4 giorni, no? È chiaro, bisogna curarlo, bisogna trattarlo bene, rinfrescarlo spesso. Diciamo che è un po' una riabilitazione del Perfetto. lievito, si deve riabilitare, fate finta che sia un po' azzoppato e quindi lo dobbiamo riabilitare. Quindi riabilitiamolo dando Valentina ride. E poi così Valentina. Dobbiamo cercare di capire, no? Se no poi dicono che non siamo È vero, è vero. scusa, noi da oggi, penna e taccuino. Avremo sicuramente da parte dei guru tecnici che ci hanno insegnato tante cose, dai Valentina, diciamolo, È sicuramente vero. chiamate e diremo, ma come vi è venuto in mente? Ma noi dobbiamo a farci capire e comprendere. E quindi, insomma, vogliamo farvi A me un m'ammazzano, mi dicono, ma che... buon lievito. È un buon lievito, si ottimizza solo quando si riesce a capire come ottenerlo e come trattarlo. È importantissimo. Quindi sia il congelamento, ma lo scongelamento deve essere fatto sempre secondo degli standard che naturalmente abbiamo detto. Vorrei un attimino finire perché siamo quasi in chiusura, siamo quasi a 50 minuti. Vi ringraziamo tantissimo veramente di essere stati così presenti. Grazie. E comunque fateci ancora le vostre domande perché noi ancora un altro pochino potremmo insomma Sì, dedicarvi. io devo dire una cosa, che se no mi sfugge poi. Esatto. Comunque, questa ricetta dei licoli, ripeto, la potete trovare sui commenti della pagina di B-Radio, dove ci sarà sia la puntata, ma ci sarà anche, diciamo, la ricetta. Io volevo arrivare solo al dunque e dire che gli esuberi
vanno sempre, specie nella fase di formazione dei lieviti madre, gli esuberi vanno sempre buttati. Gli esuberi spesso mi dicono: ah, ma perché ora, prima me l'hai fatto buttare, ora invece me lo fai recuperare? Perché nelle prime fasi si vanno a creare dei microrganismi che possono anche essere dannosi. Quindi, nella prima settimana di formazione dei lieviti, non andate ad ottimizzare nulla, dovete buttare l'esubero, prendere quello che vi serve per rinfrescare. Quindi, se voi dopo la prima fermentazione otterrete 100 grammi di prodotto, 50 li dovete buttare, 50 li dovete rinfrescare. Poi, dopo le 24 ore, farete la stessa cosa. È importante stabilire che i rinfreschi, gli esuberi dei rinfreschi della formazione dei lieviti vanno sempre buttati. I Certo. successivi no. Quando poi il vostro lievito sarà un lievito che comincerà ad avere le sue belle bolle, nel caso degli licoli, o comunque la sua bella pancia, quando si tratta appunto di lievito madre solido, in quel caso gli esuberi li potete andare ad utilizzare rinfrescandoli, non avranno la stessa forza naturalmente del rinfresco che si ottiene per una panificazione ad hoc, però si possono fare dei grissini, si possono fare comunque dei cracker, si possono fare delle fette biscottate, si possono fare tante tante cose, quindi non c'è nessun problema. Valentina, volevi dire Perfetto. qualcosa? Sì, perché è una cosa che mi hanno chiesto in questi giorni e quindi mi sono ricordata che la volevo dire anche a tutti quanti. Quella che qui chiamano pasta di riporto non è lievito madre, non è pari al lievito madre. La pasta di riporto è un pezzo di impasto finito che viene conservato per poi utilizzarlo in un'altra panificazione, diciamo. Lo facevano appunto le nostre nonne. Cioè, io panifico oggi, ne stacco un pezzettino, vado a mettere in forno tutto quello, la mia produzione, il pezzettino che mi rimane, che ho staccato dall'impasto finito, lo do alla vicina, che panificherà domani. E così andavano avanti per la settimana. C'era il forno comune, tutti quanti infornavano nello stesso forno e facevano questo giro. Quello però, attenzione, è impasto finito. Ciò significa che all'interno c'è magari il sale, sicuramente. Ciò significa che c'è, può essere anche l'olio. Ciò significa che è un impasto finito. Non parliamo solo di acqua e farina, come si fa il lievito madre. Quindi quello è un impasto che non può essere trattato come il lievito madre. Quello è un impasto che va utilizzato alle 24, alle 48 ore, come se fosse un lievitino, ma non si può utilizzare nella stessa maniera del lievito madre. Cioè non prendete quella cosa, perché cosa è successo in questo periodo? Molti panettieri, per dare una mano, hanno detto: ah sì, ti do un pezzo di impasto. Ma non è lievito madre. Se il panettiere vi regala il suo lievito madre, cosa che ho sentito fare a molti e li ringrazio perché in questo caso hanno aiutato tantissime persone che erano in casa, se il panettiere deve avere coscienza e dire: ti sto regalando del lievito madre oppure ti sto regalando un pezzo di impasto. Il pezzo di impasto si tratta in una maniera, perché quell'impasto potrebbe essere di pizza, di taralli, di pane, di qualsiasi cosa, ma è un pezzo di impasto che va benissimo per potersi produrre del pane in casa, ma non è lievito madre. È inutile che lo mettete nel barattolo, che poi lo rinfrescate, che poi questo e che poi quest'altro. Non sarà mai un lievito madre, perché quello parte da un impasto. Sì. Quindi bisogna sapere cosa il nostro panettiere o l'amica o la vicina ci sta regalando, ci sta mangiando, che va benissimo, ripeto, possiamo farlo anche noi stesse in casa. Se sappiamo che facciamo il pane spesso per ottimizzare quel poco lievito di birra che abbiamo, facciamo il nostro impasto, facciamo il nostro pane, ci deteniamo un pezzettino, domani potremo ripanificare con quel pezzettino. Però attenzione, Benissimo, queste Valentina. cose si fanno con coscienza. Sappiate che quella è pasta di riporto e che è un impasto finito col quale potete panificare, col quale le nostre nonne panificavano, ma hanno delle tempistiche e delle ricette da seguire ben diverse da quando trattiamo il lievito madre o il licoli, che è ancora Benissimo, diverso. Valentina, mi dicono dalla regia che siamo arrivate Ok. ai saluti. Naturalmente noi ringraziamo tutti, tutti, tutti veramente di questo grande affetto che ci avete dimostrato.
Noi ci siamo divertite, Valentina, e speriamo di esservi state innanzitutto utili. D'aiuto. Vi aspettiamo giovedì, perché giovedì 2, perché allo stesso orario io e Valentina andremo in onda e vi daremo la ricetta di una pastiera alternativa, visto che comunque si avvicinano le festività pasquali. Le prossime puntate le dedicheremo alla produzione di questi dolci tipici, che comunque, insomma, sono sempre dolci casalinghi, quindi li possono fare davvero tutti, con il lievito naturale e non. Benissimo. Fateci naturalmente sapere come vi troverete, chi inizierà il Licoli naturalmente, se ci vorrà far sapere come sta procedendo, a noi sicuramente farà piacere rispondere dal vivo sempre su quelli che sono stati. Siamo sui social, insomma, ci contattate, vabbè, il mio numero è ovunque ormai, però sui social ci trovate, Instagram, sia me che Anita, tramite la radio, in qualche modo ci rintracciate e noi possiamo seguirvi. Ma non comunque, c'è problema. La prossima volta magari, se avete anche domande che vi sono sfuggite, noi siamo a disposizione, ci potete fare anche qualche domanda giovedì, qualcosa che vi siete perso, qualche passaggio che vi manca o qualcosa che magari è sfuggito a noi, perché insomma sarebbero state tante le cose da dirvi, ma noi abbiamo avuto piacere di interagire con voi, abbiamo anche un po' sovvertito quelle che erano le scalette, ma ce le eravamo già imposto, volevamo solo soddisfare quelle che erano le vostre lo sapevamo già quelle che erano le vostre curiosità. E vai Rosetta, forza! Grande, ha già iniziato il Licoli in diretta, eh? Va benissimo, bravissima. Quindi, vedere come procede. Comunque, grazie Valentina, grazie veramente tanto, perché comunque riuscire a trovare un'amica, no, che si metta un po' in gioco in questo gioco della radio, di radio, che ci dà assolutamente voce. Io voglio comunque continuare a ringraziare, a dire che comunque il palinsesto di DB Radio continua ad andare avanti nonostante ognuno di noi rimanga a casa. Sono dei ragazzi fantastici, uno staff eccezionale che ha cercato veramente di venire incontro alle esigenze nostre, ma prima di tutto dei nostri, insomma, dei nostri amici che ci vogliono seguire. Va bene, stasera alle 7:30 ci sarà un live in diretta, sempre via streaming, vi raccomando non mancate. Dopodiché io saluto e ringrazio Francesco Panza, un abbraccio a Valentina. Valentina, un ultimo ciao a tutti. Saluto per i nostri amici e vi aspettiamo sicuramente giovedì 2, perché questa pastiera alternativa vale la pena scriversi davvero la ricetta. Baci e alla prossima. Baci. Ciao. Ciao.